La voce dei vigili del fuoco, com'è la situazione lì da te, Leonardo? La situazione è che il fiume Montone, che ha portato morte e distruzione qui a Forlì, lentamente si sta abbassando. Domani il maltempo dovrebbe concedere una tregua. Certamente sarà una notte difficile, una notte di duro lavoro qui a Forlì, dove ci sono 3 vittime accertate. Si prosegue con la ricerca e il soccorso delle persone che ancora risultano irraggiungibili, isolate nelle abitazioni. Alle nostre spalle c'è la via Emilia, quella che porta a Faenza, la zona più colpita. Centinaia di case lì sono sommerse dall'acqua e ci sono decine di persone isolate, non ci sono collegamenti internet o via telefono. La speranza ovviamente che sia solo un problema di comunicazione e che tutti stiano bene. Di questo chiedo conto a Luca Cari rispetto alla preoccupazione che c'è rispetto a queste persone ancora irraggiungibili. Ma non abbiamo segnalazioni di particolari criticità, sono si tratta ovviamente, le richieste di aiuto in questo senso sono molte, un territorio molto vasto, quindi si tratta di raggiungere mano a mano tutti, perché tutti porteremo al sicuro. Stiamo facendo con tutti i mezzi, con tutti i nostri uomini, sono 750 quelli al lavoro su questa emergenza, proveniente da tutta Italia, comuni, mezzi anfibi, 3 elicotteri, quindi hanno fatto la spola per tutto il giorno, anzi ormai da 2 giorni, per raggiungere tutti e portare tutti in una zona sicura. Noi su un mezzo anfibio siamo saliti oggi pomeriggio, quello che abbiamo visto è stato davvero scioccante, un mare di acqua che ha coperto, avvolto la campagna dell'Emilia Romagna, veramente le case completamente sommerse. Abbiamo partecipato al salvataggio di una famiglia, madre, padre e 4 figli. Abbiamo sentito in trasmissione quello che diceva l'assessore della protezione civile della regione Marche a settembre dell'anno scorso, lì un altro disastro, ma completamente diverso da questo. E poi le chiedo, lei che ha sorvolato dall'alto questa zona, che impressione ne trae? Ma sì, in realtà il fenomeno è stato abbastanza simile dal punto di vista, appunto, una grande quantità di pioggia che ha portato un'esondazione qui in questa zona, sia di Forlì ma anche quella di Faenza, l'esondazione contemporanea di tutti i corsi d'acqua e appunto dall'alto, anche l'ultimo sorvolo che abbiamo fatto oggi in ricognizione con il nostro drago. Abbiamo visto i punti di rottura dell'argine, in più punti la rottura dell'argine del fiume, e questo ovviamente ha creato un allagamento, una vastità appunto della zona di esondazione che dall'alto devo dire è abbastanza impressionante.